Ragazzi, ho trovato l'accoppiata vincente. Compressore e riverbero. Sentite come suona. Fantastico. Ragazzi, oggi il video è dedicato al Mira. Il Mira è il nuovo compressore della Walrus Audio. Oggi però faccio un video un pochettino diverso, perché non voglio andarvi a spiegare tutti i controlli del pedale, perché è un pedale molto semplice, è un compressore. Se sapete che cos'è un compressore, conoscete tutti quanti i controlli. Ci sono compressori anche molto più semplici che hanno in realtà un controllo quanto vuoi comprimere. Quelli sono molto semplici, ma non potete andare a giocare molto anche con l'attacco, il rilascio, che tipo di suono volete. Questo è completo, quindi tutti i parametri di un compressore ci sono. Quali sono questi parametri? Sono la threshold, la ratio, come volete chiamarla, make up, il livello d'uscita del pedale e l'attacco e il rilascio. In più, questo pedale ha due controlli aggiuntivi. Uno è il blend. Sapete già che cosa farà il blend, andrete praticamente a decidere quanto di vostro segnale deve essere processato, quindi andare a mixare anche totalmente 100% del segnale processato con una certa percentuale del segnale invece non processato della vostra chitarra. Questo è molto utile per mantenere una certa dinamica, ve lo vado a spiegare dopo. Poi un altro interessante controllo invece è sul fianco, qui di fianco. Qui praticamente abbiamo il controllo, uno switchino piccolino, che è un nostro high pass filter. Questo perché, come sapete, i compressori tendenzialmente, quando vengono tirati abbastanza, vanno a perdere praticamente le basse frequenze della vostra chitarra, ma di qualsiasi tipo di strumento, quindi è una cosa proprio normale dei compressori. Alla fine, anche se vai a comprimere il tuo segnale, ma quello che vai a sentire praticamente vai a sentire molto più le alte frequenze rispetto alle basse frequenze, quindi vengono perse delle basse frequenze nei compressori. Con questo switch praticamente create un filtro passa alto e andate praticamente a togliere le basse frequenze dal segnale del compressore, quindi il compressore non andrà a processare le basse frequenze, ma andrà a comprimere solamente sull'altra fetta, dalle medie frequenze in avanti. Questo è ottimo, ve lo vado anche a far sentire. Compressore è tutto qui. Questi sono i normalissimi controlli di un compressore. Se non sapete come funziona un compressore, quindi tutti quanti questi controlli, farò un video dedicato a tutti i tipi di compressori, quindi sia quelli plugin che quelli invece rack, appunto outboard, analogici, proprio come funziona un compressore. Se siete interessati a questo tipo di video, lasciate un commento qua sotto, così vado a preparare anche quel video lì. Oggi invece voglio farvi sentire solo come far suonare bene questo pedale, un semplicissimo settaggio che secondo me è il migliore per avere un clean della vostra chitarra sempre bello presente e con una dinamica controllata. Allora, innanzitutto vi dico che cosa sto utilizzando: Gibson Les Paul Standard con pickup Alnico 5. Vado direttamente in questa scatoletta, come vedete è una scatoletta fatta da me, semplicissimo input e output, quindi la chitarra entra qui e va direttamente con l'output nel mio Mira. Esco dal Mira e vado nell'amplificatore con questo connettore giallo, come vedete è lo stesso connettore che c'è lì sul mio Driftwood Purple Nightmare. Invece il Cloak della Catalin Bread è il riverbero che utilizzerò oggi per farvi sentire bene un bel pulito, quindi un po' di ambiente, e questo è stato cablato nel Send and Return con la mia frusta, come vedete qua, rosso e blu, e vado nel retro del mio amplificatore nel Send and Return. Questo è il mio cablaggio molto molto semplice. Sto utilizzando appunto la testata Driftwood Purple Nightmare, vado nel mio Torpedo Captor X per abbassare un po' il volume qua dentro, altrimenti è un casino. Utilizzo la mia cassa custom made con, in questo momento sto utilizzando due coni differenti, sono due warehouse. A destra, come vedete, c'è il warehouse retro 30, molto simile al vintage 30, microfonato con un JZB11, mentre l'altro è un Green Beret, molto simile a un Greenback, microfonato con un microfono a nastro R1 della S Electronics. Il tutto va poi nella mia scheda audio Presono Studio 192 e poi in Studio One Registro. Vi spiego un pochettino il mio sound, secondo me come deve essere utilizzato un pedale compressore per chitarra. Quindi vuoi tenere sempre presente la tua chitarra
Infatti il compressore che cosa fa? Va a mantenervi attivi tutti quanti i transienti. Sentite un po' qua. La chitarra è sempre bella presente sia se vado ad arpeggiare e sia se vado invece a smanettare forte. È sempre lo stesso volume, quindi mi va a controllare la dinamica, però mi tiene sempre bello presente. Andiamo a togliere il nostro compressore. Arpeggio. Forte. Ci sono degli sbalzi di volume evidenti. Ma per contro praticamente andiamo a perdere la parte di arpeggio, quindi se non andiamo a suonare forte l'arpeggio risulta molto basso di volume. Questo è un problema soprattutto anche nei live, dà anche molti problemi ai fonici, quindi il compressore vi risolve questo problema. Da contro però voi potete pensare, sì, però così io perdo molto di dinamica con il compressore. È vero, perché in effetti se io faccio un arpeggio suono forte. È sempre tutto bello livellato, ma perdo di dinamica. Per questo motivo c'è il blend, questo controllo qui. Adesso io sono al 100%, quindi sto utilizzando tutto quanto compressore. E per vedere quanto sto comprimendo il segnale, avete questo segnale LED, che come vedete si muove quando io suono. Come vedete si muove molto veloce, perché io voglio che vada a comprimere subito dopo la mia plettrata. E subito dopo deve riaprire di nuovo il compressore. Se io utilizzassi invece, come vedete qui ci sono l'attacco e il rilascio, quindi l'attacco come vedete l'ho messo a metà, perché voglio che passi almeno la mia plettrata e poi attacca. Quindi e poi va a comprimere, questo è il senso dell'attacco. Quindi non voglio l'attacco subito veloce, se no mi va a perdere i transienti. Io metto l'attacco così, quindi velocissimo, mi va a mangiare la plettrata. Se invece lo mettiamo a metà, passa il transiente della plettrata e poi comprime. Se io mettessi il rilascio invece lungo, quindi in questo senso, non potrei fare i suoni funk, quindi questi qua. Vedete che non va, perché se vedete è ancora attivo. Sta ancora comprimendo, quindi lui comprime solo la prima plettrata. Tutte le altre non riesce a comprimere perché è ancora attivo il compressore, quindi deve chiudersi e aprire in realtà. Quindi voglio un rilascio velocissimo. Così, al minimo, quindi lui è sempre pronto a comprimere. Si vede che non sono un chitarrista funk. L'altra cosa che volevo farvi vedere è appunto questo switch che avete di fianco. Allora, adesso è staccato, quindi il compressore agisce su tutte le frequenze, anche le basse frequenze. Ora è attaccato, quindi il compressore non agisce sulle basse frequenze, quindi preservo le basse frequenze. Riuscite a capirlo meglio se suono solo le basse frequenze. Senza il filtro. Con il filtro ho di nuovo tutte le mie basse frequenze, quindi fantastico. Tornando al discorso della dinamica, potete preservare la dinamica utilizzando appunto il blend. Utilizziamo adesso il blend. Ad esempio, se io vi faccio con il blend a 0,
In questo modo praticamente non sto comprimendo nulla, perché ho solo il mio segnale non processato. Quindi anche se il compressore è attivo, in realtà qualcosina fa, qualcosina sta facendo. Andiamo adesso ad aggiungere il blend al 50%, quindi il 50% del segnale è compresso. Quindi mantenete comunque la dinamica in questo modo. A me piace comunque molto molto alto, quindi tantissima compressione. Ad alcuni di voi non piacerà sicuramente, ma a me piace molto di più in questo modo qua. La mia chitarra è sempre presente, forse perché penso un pochettino già a dover poi processare dopo le chitarre, magari in un ipotetico mix, quindi mi piace averle comunque già belle compresse, con un bel riverbero d'ambiente. Bellissimo ragazzi, bellissimo. Andiamo adesso a switchare sul canale distorto, perché anche lì si potrebbe utilizzare il compressore. Andiamo a sentirlo. Allora, cambio, tolgo un po' di riverbero, altrimenti è un casino. Questo è il mio sound base high gain. Molto molto base. Vado ad attivare il compressore. Sentite cosa cambia. Praticamente mi aiuta un pochettino con il picking, quindi è davvero piccola la differenza, però un pochettino sento che aiuta appunto a tenere viva la plettrata. Quindi secondo me è molto molto utile anche nell'high gain, e soprattutto utile anche per tenere gli assoli vivi con un bel riverbero. Un po' tanto come riverbero, magari devo toglierne un po' più corto magari.
Ok ragazzi, questo è il Mira compressore. Tutti quanti i controlli che potete trovare su un compressore ce l'avete, funziona molto molto bene. Avete il blend e lo switch secondario appunto per mantenere le basse frequenze. Secondo me un ottimo compressore, finalmente un compressore degno che va praticamente insieme alla mia collezione di pedali. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!